Mozart alla Reggia di Portici, dopo oltre 200 anni ritorna l'ombra storica del grande compositore europeo, grazie alla collaborazione con il Mozarteum, la più antica istituzione europea dedicata appunto alla figura storica del compositore europeo. Per la prima volta a Napoli, qui nella Reggia di Portici, dove appunto Mozart appena giovane si esibì presso la corte borbonica, ritornano i giovani mozartiani del progetto delle vie, appunto dei luoghi di Mozart. Un'occasione innanzitutto per conoscere nuovamente la residenza borbonica sotto una veste questa volta dedicata alla musica, oltre che diciamo la natura storica e l'identità storica della Reggia, prima museo archeologico e poi sede del Dipartimento di Agraria della Scuola di Agricoltura. E oggi avremo la possibilità quindi di rivisitare i luoghi storici, il piano nobile della Reggia Borbonica, la Sala Cinese, la Cappella Reale, insieme al restaurato galoppatoio, il più antico galoppatoio d'Europa, e dopodiché i giovani dell'Orchestra Europea Bella Musica si esibiranno diretti dal maestro David Hummel in un brano, un repertorio di musica classica che ci farà rivivere appunto le atmosfere storiche settecentesche qui alla Corte dei Borbone. Un tassello di un percorso più grande che la nostra associazione sta compiendo da 10 anni per la valorizzazione dell'itinerario delle residenze borboniche, una collaborazione con la città metropolitana che nell'ambito dei percorsi metropolitani culturali sta sviluppando un percorso dedicato specifico appunto alle residenze borboniche, partendo proprio qui da Portici, una programmazione perché proprio da Portici parte un progetto di apertura con forti contenuti culturali, e questo di Mozart di rilievo europeo ne è come dire un primo assaggio, se vogliamo, per una fruizione piena di questo complesso borbonico che già oggi riceve migliaia di visitatori, scuole, turisti eccetera, ma che va rilanciato con un programma culturale di alto profilo per la storia ovviamente che la Reggia rappresenta in Campania, in Italia e in Europa.